Questo programma è offerto da... Siamo con il tecnico Nardi Alberto della Fiorentina, esordienti, allora qui in una semifinale del torneo Costa Gaia a Mazara del Vallo. Ecco, importante per voi arrivare alle fasi finali di un torneo, ma la Fiorentina ha sempre dimostrato che in campo giovanile è stata sempre protagonista, no? Sì, anche quest'anno ci siamo riproposti per fare un buon torneo. Siamo arrivati ora a fare le semifinali, è un onore giocare contro il Torino e la Juve. E vinca il migliore. Lei, ecco, voi in squadra avete anche qualche giovane promessa, ecco, ora non le dirò di fare qualche nome, ma sicuramente c'è qualche giocatore che potrebbe negli anni futuri presentarsi al calcio superiore? Sì, questa è un'incognita perché ancora sono abbastanza piccoli, poi per diventare calciatori ce ne vuole, che oltre alle qualità tecniche ci sono quelle comportamentali, quelle agonistiche. Comunque qualche elemento valido c'è. Grazie. Siamo con Luca Mezzano, lo ricorderete tutti, giocatore del Torino, oggi tecnico dell'esordienti sempre della squadra del Toro. Allora, mister Mezzano, qui a Mazara del Vallo per una semifinale importante contro Juventus e Fiorentina. Rivalità accesa, ma sicuramente vincerà lo sport. Sì, intanto a questa categoria, ma sempre, è importante che vinca lo sport, a maggior ragione quando si tratta di giovani. Quindi io mi auguro che noi per primi, quindi io, la mia squadra, il pubblico e anche gli avversari dimostrino questa cosa qua, perché comunque lo sport deve vincere sempre. I giovani sono straordinari e dobbiamo noi trasmettergli questi valori qua. Poi mi auguro per me che comunque questa è la prima esperienza da allenatore, di potermi togliere tante belle soddisfazioni. Qualche volta ci sono già riuscito, sono belle emozioni. Fino adesso è stata una bellissima esperienza e speriamo, insomma, che vada tutto bene. Ecco, il calcio rappresenta un importante strumento per portare i giovani appunto fuori da quelle che sono le devianze, no? Voi come Torino siete da sempre impegnati nel calcio giovanile con grandissimi risultati. Sì, come hai detto te, poi io anche adesso ragionando da papà sono molto vicino al mondo dei giovani e tutto quanto. È chiaro che lo sport è uno strumento fondamentale per la crescita sana dei ragazzi, che imparano una pratica sportiva, fa bene al corpo, imparano a stare in gruppo, fa bene quindi per le dinamiche sociali, si impara al rispetto, si impara a convivere con gli altri. È uno strumento fondamentale che va valorizzato sempre al massimo, con strutture all'altezza, creandone laddove non ci sono, e va promosso sempre. Insomma. E chissà che la vittoria in questo torneo possa essere per il Torino il primo trampolino di lancio anche per il ritorno vostro in Serie A, che già, insomma, si prospetta un ritorno fra le grandi. Sì, questo è un obiettivo che quest'anno la società si è posta in maniera molto importante, partendo da una campagna acquisti importante, soprattutto da un grandissimo allenatore. Stanno facendo un ottimo campionato, la B è molto lunga e molto complicata, però fino adesso non dico che l'abbiano dominata, però quasi, e ci sono tutti i presupposti perché il Toro possa ritornare nella categoria che gli compete, insomma. Grazie, in bocca al lupo a Luca Mezzano. Grazie a voi, ciao, ciao.
Gentili telespettatori, buon pomeriggio dallo stadio Nino Vaccara, da Francesco Mezzapelle, in aiuto in regia Vincenzo Pipitone. Siamo qui per raccontarvi la semifinale del torneo Aria Costa Gaia. Ecco, in campo vi sono le squadre esordienti di Torino, Fiorentina. Leggo subito le formazioni. Ecco, per la Fiorentina, allenata dal tecnico Alberto Nardi, Cerofolini Michele il porta, il 2 Giuseppini, 3 Dell'Amico, 4 Martonelli, Canali, Mannini, Baie, Zaniolo, Gori, Afelba e Purro, numero 11. A disposizione D'Angalo, Poli, Picchi, Bellini, Camarlinghi, Marescacchi, D'Alessandro, Salvadori. E veniamo all'altra formazione, il Torino allenato dall'ex giocatore appunto Luca Mezzano, scende in campo con Marenco, Drovatti, Ghiggia, Peca, Buongiorno, Oliveiro, Sarao, Mariello, Saletti, Sottil, Fulci. Siamo sullo 0-0. Ricordo che la vincente affronterà la Juventus, allenata dal tecnico Fabrizio Ravanelli. Qui a Mazara del Vallo, una delle semifinali, ricordo tempi da 20 minuti. Adesso scatta il giocatore, la Fiorentina. Lancio per il numero 11. Il giovane Purro. Gran pubblico qua allo stadio Nino Vaccara per il torneo Costa Gaia, appunto un pubblico di tifosi, di addetti ai lavori, osservatori segnalati di squadre di livello internazionale, si parla di Arsenal a Barcellona ma anche di molti club italiani qui a Mazara del Vallo quest'oggi per seguire queste giovani promesse. D'altronde da sempre Torino e Fiorentina hanno avuto dei grandissimi vivai, da dove sono cresciuti appunto grandi giocatori che hanno fatto grande il calcio italiano. Sono due società che hanno da sempre curato il settore giovanile, arrivando a vincere diversi tornei giovanili. Il vivaio della Fiorentina e del Torino, i rispettivi vivai sono da sempre curati con grande impegno economico da parte delle società. Rappresentano davvero il futuro del calcio italiano qui oggi allo stadio Nino Vaccara. Chissà che uno di questi ragazzi un giorno possa vestire anche la maglia della nazionale. Nel frattempo ricordo il risultato, sempre 0-0.
Vediamo l'esuberanza del numero 7 della Fiorentina, Baie, che si segnala anche per la sua stazza fisica. Baie, ricordiamo, del 99, quindi insomma un giocatore di 12 anni, ma insomma ha una stazza già notevole. Abbiamo visto anche qualche spunto tecnico, bravo questo numero 11 del Torino. Molti genitori dei ragazzi qui allo stadio, in tribuna allo stadio Nino Vaccara. E io vi ricordo però la terna arbitrale, una terna arbitrale tutta marsalese, della sezione AIA di Marsala, e ad arbitrare questa prima partita l'arbitro Figuccia, coadiuvato dai guardialine De Pasquale e Barone, quarto uomo Bonanno. Buona questa palla, vediamo. Attacca il Torino. Buona l'intenzione. In questa prima fase vediamo la squadra del Torino che ha un po' chiuso nella propria metà campo la Fiorentina. I Viola ora riescono ad uscire, ma insomma si segnala questo numero 8 del Torino. Ecco, sentite l'incitamento. Grande entusiasmo qui allo stadio Nino Vaccara, gran pubblico. Ricordo molti osservatori. È un fallo fischiato. Ecco, molti genitori qui a seguire i propri figli, gridano il loro nome. Avanti per il Torino, bella questa prima, il Torino ha sfiorato il gol, per poco il numero 10 Sottil non realizzava il gol del vantaggio Granata. Il Toro che sta dominando questo primo incontro, ora la Fiorentina riesce ad uscire. È un preziosismo, bravo. Ora un attacco della Fiorentina. Buona, buona questa palla per il numero 11 che mette al centro. Bravissimo il portiere del Toro a intuire. Comunque bella questa sortita da parte della Fiorentina. Ora adesso il rilancio del portiere Cerofolini. Sempre il Toro in avanti, ma commette fallo il numero 11. Ricordo che i cambi sono volanti, cioè nel senso che avvengono su segnalazione del quarto uomo.
Buona questa azione della Fiorentina. Baye. Baye si gira, palla fra i piedi. Ancora esce bene però il Torino, il numero 10 Sottil. Ragazzino che dimostra grandi qualità di palleggio. Si riprenderà con una rimessa Fiorentina, mentre vediamo che alle spalle della porta della Fiorentina, oltre alla recinzione, c'è la Juventus di Fabrizio Ravanelli che si sta allenando, sta riscaldando appunto per andare in campo. Adesso è la Fiorentina in questi minuti a pressare il Torino nella propria metà campo, ma il Torino usufruisce di un calcio di punizione. Forse un fallo, ma l'arbitro Figuccia non fischia. Baye è bravo a difendere questo pallone sulla fascia, è segnalato il fuorigioco. Baye si lamenta con l'arbitro, dice di essere stato trattenuto. Adesso la Fiorentina gioca molto bene, insomma, fa girare bene il pallone. Gli uomini di Alberto Nardi. Fallo fischiato. E nel frattempo c'è stato un cambio. È entrato il numero 18 della Fiorentina, il numero 18 Marescacchi. E per poco non va in rete. Baye. Attacco del Torino, da dietro Sottil, toccato.
E avanti ancora il Torino. Ricordo appunto i tre club che si affrontano qua in semifinale allo stadio Nino Vaccara, l'altra semifinale a Palermo. Adesso un attacco del Toro, ma esce bene il portiere della Fiorentina e sventa il pericolo. Il Costa Gaia è un torneo internazionale di calcio giovanile, molto seguito dagli addetti ai lavori. Vediamo un attacco della Fiorentina, il numero 11 prova il tiro, ma insomma ben controllato dal portiere. Adesso un errore, vediamo se ne sarà bravo il difensore che rimedia bene a un errore precedente. L'amministrazione comunale di Mazara del Vallo ha dato assistenza appunto a queste prestigiose società. Vi è stato un incontro pure in comune con il sindaco Nicola Cristaldi e l'assessore allo sport Pietro Ingargiola, che è qui insomma a visionare un po' per conto dell'amministrazione quanto sta accadendo. Un momento fa è stata consegnata anche una un piatto riconoscimento dal club Andrea Agnelli a Fabrizio Ramanelli. Un plauso va rivolto in particolare al comitato organizzatore, del quale fa parte il mazzarese Francesco Foggia, che avremo sicuramente qui ai nostri microfoni per commentare questa partita, e insieme a lui appunto il presidente del Juventus Doc Club Andrea Pinta e Salvatore Bonino, presidente appunto del torneo Costa Gaia. Sentiremo adesso tutte e tre, cominciamo nel frattempo. Ecco, è finito è finito questo primo incontro, ma si andrà ai rigori in virtù del pareggio di 0-0, e poi la vincente, la perdente appunto, affronterà la Juventus di Fabrizio Ramanelli. E allora, nel frattempo che le squadre ritornino in campo, sentiamo subito il presidente dello Juventus Club di Mazara del Vallo, Andrea Agnelli. Siamo con Andrea Pinta. Allora, presidente, avete consegnato anche un riconoscimento a Fabrizio Ramanelli. Continua la grande attività dello Juventus Club, un club giovane ma che già ha fatto tanto in questo primo anno, diciamo, di vostra attività. L'ho detto ieri in televisione, quando Fabrizio Ravanelli è venuto a farci visita nella sede del club, lo ribadisco nuovamente oggi: il fatto che Fabrizio Ravanelli o campioni di altre società sportive vengano nel territorio della provincia di Trapani, a Mazara o nelle cittadine limitrofe, deve diventare una consuetudine, non una rarità, nel senso che questo servirebbe al nostro territorio per promuovere anche le nostre risorse turistiche e enogastronomiche. Quindi a me fa piacere, ringrazio in particolar modo l'apporto di Ciccio Foggia, che è stato notevole, di altri consiglieri comunali, dall'assessore allo sport Pietro Ingargiola, del sindaco, ma un saluto particolare va anche al professor Bonino, presidente del comitato organizzatore Costa Gaia, che ci ha donato l'intero girone della Juventus a Mazara del Vallo. Ricordiamo che la Juventus è la squadra più tifata in Italia, quindi era molto ambita la presenza della Juve nelle varie città. Questo a noi ci fa onore e speriamo che di non aver sfigurato nell'organizzazione, ma se ci sono delle critiche che potranno esserci fatte, serviranno a farci crescere notevolmente. Grazie.
E adesso invece la parola al presidente del comitato organizzatore del torneo Costa Gaia, un torneo che cresce di anno in anno, un torneo a livello internazionale, segnalata la presenza di diversi osservatori di club europei. Presidente Bonino, ecco, ci siamo, Mazara del Vallo ospita una delle semifinali, squadre blasonate, tre grandi società qui a Mazara del Vallo, ma è il torneo Costa Gaia che è cresciuto, no? Ah, oggi una bellissima vetrina qui a Mazara del Vallo, un pubblico meraviglioso, tre squadre professioniste, Fiorentina, Torino, Juventus, che stanno dando lustro a questa manifestazione. Mazara del Vallo sta rispondendo alla grande attraverso l'amico Ciccio Foggia e alla presenza, diciamo, Andrea Pinta, presidente del club Juventus di Mazara del Vallo, che si sono avvicinati a questo torneo e hanno dato una grossa mano a che, diciamo, oggi Mazara del Vallo potesse ospitare questa bellissima semifinale che vedrà uscire da qui, diciamo, la squadra che domani in Alcamo dovrebbe diciamo, svolgere la finale. Ecco, una presenza di giovani, di diverse società, ma anche, e adesso aspettiamo un attimo, vediamo il primo rigore della Fiorentina, parato, bravo il portiere del Toro ad intuire, insomma, la traiettoria del pallone, quindi è iniziata la lotteria dei rigori, il primo rigore calciato dalla Fiorentina è andato a vuoto. Ecco, diciamo subito, la presenza di calciatori, di società, ma molti anche tifosi, soprattutto familiari, qui allo stadio Nevaccara, questa dimostrazione di come il calcio giovanile muove anche l'economia. Ma certamente riusciamo a far muovere io posso dire questo, alla sfilata in Alcamo c'erano 1000 calciatori, a seguito di ogni squadra c'erano almeno 50 familiari, pensa tu 200 squadre, che cosa riusciamo a muovere sul territorio? E certamente noi lavoriamo non soltanto nella città di Alcamo, ma sull'intera provincia di Trapani, provincia di Palermo e anche sulla provincia di Agrigento. Questo deve diventare un torneo, io lo definisco il Viareggio del Sud, e certamente per dare lustro a questo splendido territorio e, come diceva Andrea Pinta, quello del divulgare quelle che sono le nostre attività enogastronomiche come Mazara del Vallo, il pesce o altre zone, diciamo, altri prodotti, certamente deve diventare non solo calcio ma anche motivo per far conoscere il nostro territorio all'intera Italia, ma anche, diciamo, al mondo estero. Ecco, grazie al presidente Salvatore Bonino, presidente del comitato organizzatore del torneo Costa Gaia. Nel frattempo le squadre continuano i calci di rigore, il rigore sbagliato del Torino, ha risposto della Fiorentina, ha risposto il Torino segnando, la Fiorentina poi ha segnato il suo secondo rigore, adesso a completare la seconda, diciamo, il secondo step di giro di rigori, il Toro con il numero, vediamo, 15, bello questo rigore, ha spiazzato il portiere, quindi il Toro conduce ancora per 2-1 contro la Fiorentina, ecco, adesso è il capitano della Fiorentina sul dischetto. Ecco, e io adesso darei invece la parola a Francesco Foggia, componente del comitato organizzatore del torneo Costa Gaia, ma lui ha fortemente voluto che la semifinale di questo torneo si disputasse qui allo stadio Vaccara, e quindi con un grosso ritorno d'immagine per la città, e adesso segna anche la Fiorentina, quindi ecco, Foggia, un grosso risultato. Un grosso risultato, naturalmente questo risultato non si poteva ottenere se non grazie all'apporto dell'amministrazione dell'onorevole Nicola Cristaldi. Sappiamo pure che il periodo, diciamo, è un momento di crisi che attraversa la nostra nazione, ma siccome sappiamo che lo sport è amicizia, è rispetto, e di conseguenza l'amministrazione ci teneva, soprattutto quando si tratta di uno sport verso i bambini, e naturalmente siamo durante le festività natalizie, ci sembra opportuno regalare un sorriso a queste ragazze della nostra città, e a tal proposito, grazie a queste società professionistiche, con un piccolo contributo l'amministrazione ha portato avanti, diciamo, un torneo del Costa Gaia che comunque già esisteva da 24 anni, questo è il 25esimo anno, quest'anno per la prima volta abbiamo la Juventus, tutto ciò grazie all'impegno dello Juventus Club Doc di Mazara del Vallo, che ha collaborato con me in quanto coordinatore
fondatore del torneo nella presenza del presidente Andrea Pinta, ma soprattutto tutto ciò non poteva essere a Masate del Vallo se non c'era il lascia passare, diciamo, l'ok del presidente Bonino, che come ancora una volta lo ringrazio il presidente, perché è vicino alla nostra città ma è vicino a tutto il nostro territorio. Una cosa è certa, attraverso questo torneo non c'è solo la promozione dello sport, c'è la promozione del nostro territorio, dei nostri prodotti tipici e addirittura c'è pure un interscambio culturale. Sappiamo che Torino è lontana, sappiamo che Firenze è lontana, ma attraverso lo sport posso dire che siamo veramente molto vicini. Ecco, grazie a Foggia. E adesso assistiamo al rigore battuto da Sottil. Ringraziamo intanto il presidente Salvatore Bonino, Pinta, e Foggia batte Sottil e gol. E il Toro passa la prima partita vinta dal Toro. Due punti quindi vanno al Toro, un punto alla Fiorentina, la squadra perdente. La Fiorentina affronterà adesso la Juventus di Fabrizio Ravanelli. Ringrazio ancora il presidente del Juventus Doc Mazzara del Vallo, Andrea Pinta. Ricordo il presidente Salvatore Bonino come il presidente del comitato organizzatore del torneo Costa Gaia, e un componente del comitato organizzatore, il mazzarese Francesco Foggia. Grazie a loro. Io ti ringrazio per averci ringraziato, ma una cosa è certa, devo ringraziare voi per il lavoro che state svolgendo, perché grazie anche a voi stiamo venendo a conoscere sempre il torneo, sempre di più nella nostra provincia, ma anche fuori dalla regione della Sicilia. Grazie. Grazie, grazie a Francesco Foggia per queste ultime apprezzatissime parole. Ok. Ecco, ritornati per il secondo match di questa semifinale del torneo Costa Gaia, torneo internazionale Costa Gaia. Qui allo stadio Nino Vaccara si disputa la prima semifinale fra Juventus, Torino e Fiorentina. Ricordo il primo incontro, quello che appunto si è disputato precedentemente, vinto dal Torino ai calci di rigore sulla Fiorentina. Ecco, la Fiorentina come squadra perdente ora affronterà la Juventus. La Juventus allenata appunto da Fabrizio Ravanelli. Le squadre ora adesso si salutano. Una bella occasione di sport qui allo stadio Nino Vaccara, gran pubblico sugli spalti, anche diversi addetti ai lavori, osservatori di squadre internazionali, grande cornice di pubblico. Ecco la presenza anche della Juventus, che gode di molti tifosi qui a Mazzara del Vallo, grazie al club Juventus Doc Andrea Agnelli, del cui il presidente appunto Andrea Pinta. E ricordiamo subito le formazioni per la Juventus: Agu, Barengo, Cairola, Casasanta, Cicciola, Della Morte, Di Vincenzo, Galatanu, Gallo, Gnossian. Continuando, Grinziato, La Neve, Longo, Ndiaye, Mema, Nota, Ravanelli, San Severino, Sapone, Vitale. Allenatore, dicevo, Fabrizio Ravanelli. La Fiorentina allenata invece dal tecnico Alberto Nardi, Cerofolini, Giuseppini, Dell'Amico, Martorelli, Canali, Mannini, Baie, Zanolo, Gori, Afelba, Purro, Dangalo, Poli, Picchi, Bellini, Camarlinghi, Marescacchi, D'Alessandro e Salvatori. Attacca la Juventus, pallone in avanti, numero 5 Barengo. Si riprenderà con un calcio di punizione per la Juventus, che sta per essere battuto da Matteo Vitale. E pallone corto, Vitale intendeva servire un compagno, ma
adesso attacca sempre la Juventus, buono il cross, fuori gioco. Ecco, ricordiamo che questa è una delle due semifinali del torneo Costa Gaia, l'altra è giocata in contemporanea a Palermo, dove si affrontano Inter, Padova e New York. Il primo incontro, abbiamo saputo, è terminato con la vittoria del Padova sull'Inter, quindi al momento stanno giocando l'Inter contro il New York. La Juventus che pressa, la Fiorentina insomma per rimanere in corsa dovrebbe vincere questa partita. Sul campo, non tanto ai rigori, perché insomma sarebbero solo due punti, e poi sperare nell'altro incontro. Adesso sempre la Fiorentina in avanti, un bel cross, ma il portiere della Juventus buono, grande pallone, il numero 11. Abbiamo visto veramente un bellissimo Giuseppe Sapone, si è trattato di Giuseppe Sapone, questo ragazzino, un bel tocco triplo con la suola e poi pallone in avanti, molto invitante. Un saggio di tecnica. Adesso il numero 5 della Juventus, Barengo, prova, ma il pallone è deviato. La Juventus che sta schiacciando la Fiorentina alla propria metà campo. Rinvia difesa viola, ma sono sempre i bianconeri a un buon tiro questo, Stavolta fallo, si è fatto male il giocatore della Fiorentina per terra. Ricordo l'organizzazione di questo torneo ormai a livello internazionale, del comitato organizzatore Costa Gaia, il presidente Salvatore Bonino, coadiuvato appunto da Francesco Foggia, che ha voluto fortemente, grazie al supporto dell'amministrazione comunale di Mazara del Vallo,
la disputa, la fase finale di questo torneo qui appunto a Mazara del Vallo, lo stadio di Novaccara. Ecco il numero 9, dimostra grandi proprietà di palleggio questo ragazzo Gnossian. Ricordiamo che i componenti delle tre squadre, i giocatori sono tutti del classe 99, ragazzi che hanno quindi 12 anni, quindi sono campioni in erba. Adesso un calcio di punizione da una distanza però notevole a favore della Juventus, vedremo. Buona la forza, ma insomma la parabola non scende. La Fiorentina tenta di venire su, ma è sempre la Juventus col numero 5, il capitano va in avanti. Vediamo, palla sul primo palo, bravo il portiere della Fiorentina. Forse poteva fare meglio il numero 5, Barengo, capitano appunto della Juventus. Sempre la Juventus in avanti. Metto qua. C'è stato un cambio, è entrato nella Fiorentina il numero 14, Poli, Alessandro Poli. Ecco, attacca sempre la Juventus, ma bene la Fiorentina, insomma, che adesso prova ad uscire dal guscio. In avanti i ragazzi allenati da Alberto Nardi. Ricordo la terna arbitrale di Marsala, della sezione aerea di Marsala. Questa seconda partita è arbitrata dal signor Barone della sezione aerea di Marsala, coadiuvato dai guardialini Figuccio e De Pasquale. Quarto uomo il signor Bonanno, sempre della stessa sezione aerea di Marsala. Adesso attacca Gnossian, il centravanti della Juventus, ben fermato dalla Fiorentina. Insomma, la Juventus è pericolosa, soprattutto con il numero 5 Barengo, il capitano, il numero 9 Gnossian.
mentre è rientrato in campo Giuseppe Sapone, un ragazzo dotato di ottime qualità tecniche. Va in avanti la Fiorentina, ma insomma la Juventus dimostra maggiore fisicità. Si ferma Baie. C'è bene la Juventus, esce il portiere della Fiorentina, rinvia e salva, insomma è sempre la Juventus in avanti. Buono il controllo del terzino viola, del numero 3 dell'amico. Adesso un cross, ma nulla di fatto perché insomma il portiere viola è attento e si appresta al rinvio. Un buon rinvio, questo un errore, non si capiscono insomma. Barengo sul pallone, vedremo se va al cross, purtroppo nessuno dei compagni si fa trovare pronto su questo bell'invito. E scatta adesso la Fiorentina, ha molto campo. Peccato perché in superiorità numerica, non sfruttata, forse un po' di stanchezza da parte dei viola. Adesso sempre Barengo e si porta il pallone però oltre il fondo. Un incontro vivace questo fra i ragazzi allenati da Fabrizio Ravanelli, i bianconeri in questo caso, e invece i ragazzi esordienti allenati da Alberto Nardi della Fiorentina. Fiorentina che ricordo ha perso il primo match contro il Torino ai calci di rigore. Bravo la difesa del pallone del numero 9 viola Gori, che poi insomma viene strattonato. Riprende con la Fiorentina, in avanti, numero 11, e gol! Gol della Fiorentina! Gol della Fiorentina, 1-0, gli uomini di Alberto Nardi sono andati in rete, è un gol importante perché insomma la Juventus aveva sicuramente dominato, però la Fiorentina con questo affondo, anche con molta furbizia, i ragazzi viola sono riusciti ad andare in vantaggio. Sono andati in gol proprio con, credo, il numero 18, Marescacchi, Matteo.
Vediamo da qui il numero. Crediamo. Che si tratti invece del numero 16. Numero 16, Bellini Lorenzo, classe ovviamente 99. Ha raccolto un bel cross del numero 11, Purro. Adesso lo vediamo in azione. Lorenzo Bellini è lui l'autore del primo gol in questa semifinale. La prima partita era terminata ai calci di rigore. Adesso in avanti la Juventus, bravo il numero 3 della Fiorentina, dell'amico a rinviare. Adesso la Juventus tenta il forcing, ma scatta la Fiorentina. E per poco il numero 9, Gori. Anche Ravanelli si lamenta con l'arbitro. Si lamenta con l'arbitro per questo intervento duro da parte del numero 9 Gori, che nel tentativo di raggiungere il pallone ha toccato il numero 3. Vediamo che sia uscito il numero 13 Gallo. È entrato il numero 15. Grinzato Umberto. Siamo agli sgoccioli. Il numero 3, ricordo, Nota, Andrea Nota, è dovuto uscire, toccato da Gori duramente. Adesso si lotta. Sta per finire questo secondo match, la Fiorentina. Adesso Gori sul lancio di Mbaye, vediamo al centro, buono il pallone, forse un po' lungo quello di Gori, e l'arbitro fischia la fine. La Fiorentina riesce a vincere questo match importante, perché insomma era il risultato a disposizione, l'unico per rimanere in corsa. Adesso va in campo
il Torino ritorna in campo, ha la possibilità di vincere questa semifinale. Gli uomini di Mezzano, Luca Mezzano, se la vedranno con i bianconeri di Fabrizio Ravanelli. Gentili telespettatori, riprendiamo per l'ultimo e decisivo match di questa semifinale del torneo Costa Gaia, torneo internazionale Costa Gaia, fra Juventus e Torino. Ricordiamo appunto che la prima partita si è conclusa con la vittoria del Torino ai calci di rigore, dei calci di rigore contro la Fiorentina, e quindi il Torino aveva vinto appunto il primo match. La Fiorentina poi aveva giocato il secondo match contro la Juventus, Fiorentina che però ha vinto 1-0 sul campo contro i bianconeri. E così a questo punto la classifica è questa: Fiorentina 4 punti in virtù della vittoria contro la Juventus, in virtù del punto a seguito della sconfitta ai calci di rigore contro il Torino. Segue il Torino con 2 punti, la Juventus 0 punti. Al momento quindi si può già ben dire che la Juventus è fuori dai giochi, perché insomma con 0 punti, anche in caso di vittoria la squadra di Fabrizio Ravanelli andrebbe a 3, ma sarebbe insomma sarebbe sotto la Fiorentina con 4 punti. Quindi ha la possibilità il Toro di Luca Mezzano, del tecnico Luca Mezzano, di poter vincere questa semifinale qualora riuscisse a vincere questo match, sia ecco sul campo ovviamente, ma anche insomma quindi sia nei tempi regolamentari, nel tempo regolamentare di 20 minuti, ricordo che ai calci di rigore con 2 punti andrebbe a 4, ma avendo vinto lo scontro diretto contro la Fiorentina passerebbe il Toro. Partita iniziata proprio in questo momento, palla toccata dagli uomini di bianconeri, dai bianconeri allenati da Fabrizio Ravanelli, che però si erano veramente ben distinti, sicuramente siano ben distinti contro la Fiorentina, erano riusciti, adesso c'è un ragazzo a terra, vediamo. Ricordo sempre che la rosa di tutte e tre le formazioni, come del resto tutto il torneo di Costa Gaia, un torneo per esordienti. Però crediamo che non si tratti niente di grave. Ricordiamo che era dovuto uscire nella prima partita il bianconero Andrea Nota, toccato dall'attaccante, dal centravanti Gori della Fiorentina. Si era molto arrabbiato Ravanelli, che secondo lui insomma gli arbitri non avevano giudicato bene il fallo del centravanti Gori. Ricordo la terna arbitrale, però ecco, ad arbitrare questo terzo match è il signor De Pasquale della sezione AIA di Marsala, coadiuvato dai guardialini Figuccia e Barone, quarto uomo il signor Bonanno. In avanti il Toro, esce bene la Juventus, Sottil, numero 10 della Juventus, Matteo Della Morta, un ragazzo per terra, si tratta del capitano, del numero 4 del Torino, Pera Cristian. In avanti il Toro, buono il pallone per Pera, in avanti e anticipato Della Morte, buono comunque questa azione del Torino, sempre in avanti il Toro, e mette fuori
Gnosian. Sempre in avanti il Torino, che stringe la Juventus nella propria metà campo. Adesso provano a uscire gli uomini di Fabrizio Romanelli, i ragazzi, insomma. Costante però la pressione del Toro. Spizzica di testa il numero 14. Pegorin, Umberto. Adesso il numero 11, Falè. Esce fuori la Juventus col numero 5 Barengo, il capitano strattonato. Buono. Buono questo pallone, è giudicato in fuorigioco. Toccato. Il numero 10 Sottil, l'arbitro si assicura che vada tutto bene e il Toro restituisce con fair play il pallone alla Juventus. Sottil si gira, bravo, prendere il pallone. Un po' azzardato questo retropassaggio, ma va bene, insomma. Sentite le grida di incitamento dei molti genitori dei ragazzi in campo, qui assiepati allo stadio Nino Vaccara, veramente una bella cornice di pubblico qui in tribuna. Gridano, incitano i propri ragazzi, genitori, ma ci sono anche diversi selezionatori, osservatori di squadre anche internazionali qui sugli spalti dello stadio Nino Vaccara. Ricordiamo che quest'anno il comitato organizzatore presieduto da Salvatore Bonino, di cui fa parte il mazzarese Francesco Foggia, è riuscito a portare questo torneo qui nella semifinale a Mazara. Adesso il Torino in avanti, buono il pallone, però insomma intuisce tutto la difesa della Juventus. Buono questo tiro, questo tentativo, ma insomma di Sottil. Mezzano grida ai suoi. Sottil si lascia però rubare un pallone. Buona questa azione del Torino, molto bella il numero 14. Poi si ferma, palla in avanti.
Buono, buono. Un bel attacco questo il Torino, concluso dal numero 16 Lombardi. Ha colpito al volo di collo. Adesso attacca la Juventus. Il Torino deve vincere questa partita se vuole scavalcare la Fiorentina. Adesso un fallo ai danni del portiere del Toro. Carica sul portiere. Attacca ancora il Toro, trattenuto da dietro dal numero 8 della Juventus. Fallo. Numero 8, ricordo, Ndiaye e Moussa. E adesso calcio di punizione per il Torino. Va il numero 4 Pera, si incarica lui, il capitano del il derby di Torino qui allo stadio Nino Vaccara fra esordienti. Non poteva concludersi così bene. Adesso palo, palo del numero 10, il numero 10 del Torino. Sottil ha raccolto il cross di Pera, ma la palla si è stampata sulla base del palo, poi uscita, messa in calcio d'angolo. Va lo stesso Sottil, di nuovo calcio d'angolo per il Torino, che adesso insomma sta stringendo la Juventus nella propria area di rigore. La Juventus che aveva molto impressionato durante l'incontro contro la Fiorentina, poi però insomma una sortita della Fiorentina e il gol di Bellini. Errore rimediato, vediamo, è il portiere del Toro. Fuori gioco di rientro da parte di un attaccante della Juventus. Bravo Sottil di petto. Indietro, bravo a proteggere questo pallone il numero 2 del Toro, si aiuta un po' con le mani. E qui sugli spalti sugli spalti insomma il pubblico continua a incitare. Fuori gioco adesso, sì, era fuori gioco.
ancora qualche minuto e poi se non si sblocca il risultato si andrà ai calci di rigore. Bravo il numero 8 Ndiaye. Fallo del numero 4 Pera. Va alla battuta il numero 2 Matteo Vitale della Juventus. Ricordiamo, qualora dovesse vincere la Juventus andrebbe a 3 punti, Torino resterebbe a 2, ma a vincere la semifinale sarebbe la Fiorentina in virtù dei 4 punti. Adesso sempre un giocatore della Juventus per terra. Ravanelli incita i suoi ragazzi, in particolare i ragazzi a centrocampo. Credo che il suo incitamento e il suo ok sia indirizzato a Ndiaye. Ndiaye è andato duro contro Sottil, ha poi addirittura scagliato il pallone contro il giovane attaccante, il piccolo attaccante, diciamo, della del Torino.
calcio di punizione per la Juventus, Matteo Vitale. Direttamente in porta, ma bravo il portiere del Torino, Marenco, Matteo Marenco. Lancio, bello. Manca pochissimo. Circa un minuto alla fine del tempo regolamentare di 20 minuti e poi si andrà ai calci di rigore. Ultimo attacco per il Toro. In avanti il Toro. E gol! Gol del Toro! Che così raggiunge la finale. È stato il numero 11 del Toro. Falci. Falci a mettere il pallone dentro. È scattato e... E questo è un gol importante perché con questo gol il Torino andrebbe a 5 punti, scavalcherebbe la Fiorentina e quindi si qualificherebbe per la finale di Alcamo domani con una delle vincenti dell'altra semifinale, con la vincente dell'altra semifinale fra Padova, Inter e New York. È quasi finita. Andia è l'ultimo pallone per poter impensierire il... bravo però l'estremo difensore del Torino, è attento, si è lasciato sorprendere, ha aspettato il pallone, l'ha fatto rimbalzare, ha fatto sua la presa e adesso va a rilancio. Ultimo affondo del il Torino. Bravo Sottil. Calcio di munizione per la Juventus. E adesso scatta l'ammonizione per il numero 8 del Toro. Mriello, Maiello, Thomas. Ultimo pallone, crediamo, a favore della Juventus per poter quantomeno... E adesso viene allontanato il numero Maiello, espulso. Ecco, anche qui a questi livelli, questo è il bello del calcio, anche a questi livelli c'è un'accesa rivalità fra le due tifoserie di Torino e Juventus. Non si risparmiano i commenti contro fra le due tifoserie. Ma la partita è in pratica finita.
E il gioco riprende. Vitale. Sottil. Ultimo attacco per la Juventus. E per poco Barengo non pareggia, ma ormai siamo agli sgoccioli. Attacco del Toro. Vai Ale, che gli ha la palla. Vai sotto portiere. Così. Va bene. Mettici un quarto d'ora, batta la squadra. Anche il 10. Un quarto d'ora. Ci metto. Anche il 10. Così. Si aspetta da un momento all'altro il fischio di chiusura da parte del signor De Pasquale della sezione AIA di Marsala. E l'arbitro De Pasquale decreta la fine, il Torino raggiunge la finale. Grazie al gol di, quasi proprio alla chiusura, un minuto dalla fine, il gol di Falci. 1-0, quindi la classifica è questa. Torino 5 punti, Fiorentina 4, Juventus 0. Gentili telespettatori, a voi tutti un arrivederci, speriamo al prossimo anno con il torneo Costa Gaia qui a Mazara del Vallo. Siamo qui con il tecnico della Juventus esordienti, Fabrizio Ravanelli, sicuramente conosciutissimo dagli sportivi italiani e non solo. Fabrizio, una bellissima manifestazione, il torneo Costa Gaia, la Juventus è veramente stata una delle protagoniste di questa manifestazione. Peccato che alla fine, insomma, non avete raggiunto la finale, però avete dimostrato di fare un bel calcio, ecco, e sicuramente soprattutto date importanza a questi giovani che probabilmente qualcuno di loro diventerà anche sarà una promessa del calcio italiano. Ce lo auguriamo, noi il nostro obiettivo è quello di farlo crescere tutti i giocatori sotto il punto di vista tecnico-tattico, di esprimere un calcio giusto, cercando di far giocare la squadra a calcio, e credo che oggi l'incontro con la Fiorentina ha dimostrato che la Juventus ha proposto un calcio veramente bellissimo, cercando sempre di giocare palla a raso terra senza mai lanciare, una tipologia di gioco come Barcellona, come vogliamo e come stiamo cercando di fargli cerchiamo di fargli apprendere alla nostra squadra. Abbiamo fatto una grandissima partita, non meritavamo assolutamente di perderla, ma questo è il calcio, ci sta, e è giusto anche così. Il bello del calcio è questo, bisogna sapere anche accettare le sconfitte, però la cosa bellissima che mi resta dentro il cuore è la prestazione della squadra, che ha fatto una prestazione straordinaria. Poi è logico, con
con il Torino abbiamo subito il fatto di aver perso con la Fiorentina, perché sapendo di aver perso con la Fiorentina sapevamo ormai di essere usciti, e abbiamo giocato a sprazzi, non abbiamo giocato con la continuità della Fiorentina, ma tutto sommato non posso dire niente, i miei ragazzi hanno fatto due partite di alta intensità e sono veramente contento. Ecco, parliamo un po' come è stata accolta la tua squadra qui a Mazara del Vallo, grazie anche al supporto dello Juventus Doc Club, Gianni Agnelli, tanti amici, ecco, molto, molto entusiasmo, questo sicuramente è in linea un po' con la nuova gestione della Juventus che fa sì che il club bianconero sia ancora il club più amato d'Italia. Ma noi siamo stati accolti in maniera bellissima, perché siamo arrivati subito e siamo stati subito ricevuti dal club dove a presidente c'è Andrea, e quindi eravamo veramente molto contenti. Con noi è stato, non ci ha mai lasciato un secondo, Ciccio Foggia, quindi siamo stati accolti veramente molto bene, siamo felicissimi perché la Sicilia, ci sono tanti tifosi, è una terra bellissima, io l'ho scoperta anche adesso il siciliano vero e puro, è una persona con un grande cuore, quindi siamo veramente contenti. Dispiace per noi che non abbiamo raggiunto la finale, che era il nostro obiettivo, però la cosa importante è che abbiamo passato 4 giorni fantastici in una terra bellissima. E chissà, il prossimo anno ci riproverete sempre qui. Ma ce lo auguriamo, speriamo di riproporre sempre il nostro calcio, sperando che poi alla fine magari possa pagarci. Siamo qui con il presidente dello Juventus Club, Doc Gianni Agnelli, Andrea Pinta. Allora, presidente Pinta, una bella giornata di sport, di calcio, Mazara ha ospitato la semifinale del torneo Costa Gaia, vinta appunto questa semifinale dal Torino, però ecco, grande cornice di pubblico, lo Juventus Club ha fornito supporto affinché Mazara del Vallo si presentasse al meglio a questo appuntamento, e quindi questo è un po' l'inizio, diciamo, di un percorso, no? Eh sì, speriamo che questa giornata si ripeta e non siano sporadiche queste manifestazioni a Mazara del Vallo. È stata una bella festa con una cornice di pubblico numerosa e molto calorosa. Abbiamo avuto il piacere e l'onore di ospitare due società professionistiche di Serie A, Fiorentina Juve e il Torino che milita in B, con dei vari settori giovanili che sono molto molto forti, affermati, con tradizioni, diciamo, trentennali nel calcio italiano. Io sono molto contento perché ho ricevuto i complimenti personalmente dal presidente Salvatore Bonino, che ci ha elogiato per lo svolgimento delle varie gironi eliminatorie e le semifinali. Già per me questo è tutto, grazie. Ecco, siamo invece con Francesco Foggia, lui fa parte appunto del comitato organizzatore del torneo Costa Gaia, ricordiamo il presidente Salvatore Bonino. Allora, Mazara del Vallo, sede della semifinale, un risultato importante, un risultato voluto, speriamo che non sia solamente, come ha detto il presidente Pinta, un evento sporadico, no? Sì, sicuramente. Diciamo che da 24 anni che esiste il Costa Gaia. Una cosa è certa, non sono mai arrivati qua negli ottavi, nei quarti e nella semifinale. Massimo è arrivato ai sedicesimi. Questo è stato un grande lavoro insieme allo staff del Juventus Club Doc. Ma tutto ciò è avvenuto grazie al consenso del presidente del Costa Gaia, Bonino, e a Gaetano Lomonaco, che è un altro responsabile di fondamentale importanza per quanto riguarda il Costa Gaia. Abbiamo avuto società di tutto il rispetto, c'è stato un grande pubblico, non solo stasera, in questa settimana. Questo ci deve riempire di gioia tutta la città e ci deve fare riflettere. Questa città deve cambiare il modo di fare cultura, lo sta facendo l'amministrazione, ci stiamo provando anche dalle semplici ceramiche, dove vi posso garantire che questi turisti sportivi che hanno visitato la città sono rimasti esterrefatti e hanno voluto comunque visitare tutto il centro storico. Dobbiamo lavorare, vuol dire che l'idea del sindaco sta andando avanti. Io da consigliere comunale mi impegnerò non solo a mantenere il Costa Gaia, perché ci tengo, il sindaco, quando ho avuto l'opportunità, non mi ha neanche fatto parlare. Ho detto: Francesco, l'idea mi piace, andiamo sempre avanti. Questa è stata la 25esima edizione, la prima volta che viene la Juventus a Mazara. Abbiamo visto una società seria, ma non solo la Juventus, anche le altre società degne del loro nome. Ho detto poco fa
che dicevo ad alcuni amici, oggi abbiamo unito tante culture, da Firenze a Roma a Torino. Una cosa è certa, Mazara è stata presente e sicuramente queste società parleranno bene della nostra città di Mazara del Vallo. North, South, East, West, rep your ends, yes. North, South, East, West, rep your ends, yes. North, South, East, West, rep your ends, yes. Rep your ends, yes. Hey, who's the best, yes? Where you from? Man's from North. I hear you raise, I run your jaw. Where you from? I'm from South. I hear you raise, got too much bad. Where you from? I'm from East. I hear you raise, like too much beef. Where you from? I'm from West. I hear you raise, like bigger than chest. Which ends, rep's the best? I don't know. Make some noise and then it'll show. Questo programma è stato offerto da...